importante avere un ragazzo già formato, perché ci si può affidare e si può dare delle mansioni già un pochettino superiori a quello che di solito è. È un rapporto che comunque spero che sia una cosa abbastanza continuativa, perché insomma si vede l'impegno dei formatori, si vede i programmi che si fanno e sono cose valide per l'azienda. Le aziende artigianali si possono effettivamente appoggiare al CHOFS e quindi poter contare su una manodopera un po' più qualificata di quella che si trova in giro. Ormai sono abituato a questa azienda, cioè mi trovo bene, le persone conosco, cioè sono a casa, riesco a capire bene, a comprendere, cioè mi troverò un domani bene se vorrò fare questo mestiere. Sono molto soddisfatto dell'esperienza del CHOFS. Un ragazzo comincia a imparare la metodologia del lavoro e ad avere una precisione anche nel lavoro, impara nuove tecniche, impara ciò che non sa praticamente, quindi viene preparato meglio a questa nuova esperienza. Per noi è un aiuto e per il ragazzo penso che sia un'esperienza importante. Per quanto riguarda il mondo lavorativo, è importante fare esperienza negli esercizi commerciali, questo è sicuro, perché i ragazzi devono capire, e il mondo del lavoro devono capire che responsabilità si hanno soprattutto e che cosa comporta anche lavorare o stare in uno studio fotografico in questo senso. Il rapporto col CHOFS, beh, veramente io sono stata anche docente al CHOFS, quindi so cosa significa avere rapporto con questi ragazzi. E molto spesso bisogna formarli in modo tale da fargli comprendere che cos'è il mondo del lavoro e soprattutto che è importante continuare gli studi. L'esperienza formativa del CHOFS qui presso Infocom a Ruvo di Puglia. Cosa ne pensi di questa esperienza, di questa iniziativa? Quindi formazione e poi pratica diretta. Sicuramente è un'esperienza interessante, un'esperienza comunque utile, perché comunque in strada il ragazzo verso quella che è poi la vita lavorativa che intraprenderà nei suoi anni a venire. È una cosa assolutamente utile. L'esperienza lavorativa presso Infocom dopo un apprendistato formativo al CHOFS, come ti stai trovando? Molto bene. Diciamo che i miei colleghi sono molto, come posso dire, c'è nata già un'amicizia tra i miei colleghi, cioè mi aiutano quando ho difficoltà. Lo trovo significativo questa esperienza. Poi stai mettendo in pratica quello che hai imparato, no? Presso il CHOFS. Sì. Ho avuto, cioè, due professori mi hanno molto aiutato, grazie ai consigli dei professori. Cioè, i consigli dei professori mi hanno aiutato molto in questa esperienza. Ritengo che è un'esperienza molto, molto importante, dipende sempre dai ragazzi se hanno intenzione di imparare. L'opportunità, diciamo, del CHOFS è un'opportunità molto valida, anche perché dà la possibilità alla nuova generazione, ai ragazzi, diciamo, di nuova generazione, l'inserimento nel mondo del lavoro, che se viene preso comunque sul serio sia da parte del tutor che da parte del giovane è un'ottima opportunità da sfruttare, virgolette, però serve appunto per apprendere, per inserirsi nel mondo del lavoro, che al giorno d'oggi non è, diciamo, facile, però ci deve essere molta passione e molto comunque interesse in quello che uno ha intenzione di fare nella vita. Sì, mi sta piacendo, anche perché c'è un bel posto, un bel ambiente. L'esperienza formativa del CHOFS con questo stage presso le sedi di Domenico Football. Sì, ritengo sia una esperienza formativa importante per i ragazzi, perché comunque hanno la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo. E ritieni che comunque i ragazzi fossero già preparati al mondo della vendita in quanto il loro corso di operatori di vendita? Sì, hanno una buona impostazione di base, almeno parlo per il ragazzo che è stato inserito nella mia associazione, e ha una buona impostazione di base, per cui si è trovato già pronto per quelle che erano le sue direttive. È importante perché oggi come oggi, diciamo, più nessuno vuole lavorare, perché, diciamocelo così sinceramente, spero che, non lo so, con questa esperienza li creiamo la volontà di lavorare.
giudichi positivamente l'operato del CHOFS? Sì, è una cosa positiva perché comunque aiuta i giovani a far capire che per vivere bisogna anche lavorare, non bisogna solo andare in giro e farsi, come dire, farsi dar da vivere dai genitori, perché comunque arriva una certa età, bisogna essere anche responsabili di se stessi. E anche nel mondo del lavoro imparare ci vuole, anche se non c'è clientela, comunque c'è gente che ti sta dietro e ti aiuta a imparare nuove cose, è molto importante. Come giudichi l'operato del CHOFS? È ottimo, cioè ti aiutano anche loro molto, ti danno una mano a trovare lavoro, comunque ti aiutano a studiare per un domani, sono persone veramente in gamba. Questa esperienza sta andando benissimo, sono contenta che mi abbiano messo qui. Penso che con questa esperienza mi possa aiutare a lavorare. Il ruolo del CHOFS quanto lo ritieni importante? Molto, è una scuola dove ti aiutano tanto. Ooh,